un rally del Brunello che lungo le strade bianche della provincia di Siena ha regalato spettacolo ed emozioni e anche quest'anno ha avuto il compito di far calare il sipario sul campionato italiano Rally Terra Storico. La Due Giorni Toscana, svoltasi tra venerdì 10 e sabato 11 novembre, è caratterizzata dall'incertezza meteorologica. Ha visto gli specialisti della Polvere al volante delle regine del passato fronteggiarsi lungo i 13 passaggi cronometrati di Castiglion del Bosco, Cosona, La Sesta, Pieve e Salti e le Case di Badia. Queste le prove che hanno contraddistinto il gran finale del tricolore terra riservato alle storiche. Ad aggiudicarsi l'ultima vittoria della stagione 2023 è stato ancora una volta Lucchi, che al volante della Lancia Delta Integrale, condivisa con Fabrizio Pons, si è laureato campione italiano 4 ruote motrici per il terzo anno di fila. Dominio assoluto del Vicentino, che ha messo la firma su 9 prove speciali delle 13 in programma sulla tabella di marcia. C'era un nostro obiettivo insieme all'europeo. Diciamo che il campionato italiano terra era un qualcosa che, a cui mi ero affezionato, quindi queste 3 stagioni sono state molto belle per me e correre a Montalcino è veramente, come ti dicevo anche oggi, veramente una gioia per la passione, per le strade, soprattutto per tutto quello che evoca un passato che io ho vissuto, quindi Montalcino ha un sapore veramente dolce per me. Ma dobbiamo ancora capire che cosa fare, adesso dovrò confrontarmi col team e anche con i miei impegni di lavoro e vedere come poter conciliare l'uno agli altri. Destra 5 più 50, sinistra 4 più 50, sinistra 5, lunga chiude, per destra 4 più su dosso chiude, 100 zig zag con dosso. E ghiaia a sinistra può trattenere, 100, dosso e destra veloce, 200, occhio, molta ghiaia, destra 4 meno, chiude, lunga tenere, qua c'è una valanga di ghiaia, e qui insaccata, 40, sinistra 4 più ghiaia, 150, no, sinistra 3 più lunga ghiaia, con destra 3 più, lunga no, 50, sinistra 3 meno, tornante chiude, no, per destra 4, per sinistra 5, in destra... Piazza d'onore per il britannico Matt Edwards, accompagnato alle note dall'irlandese Hamish Campbell sul Fiat 131 Abarth, con cui si è aggiudicato la Cosona 1-3, Cosona 2-3, i due tratti competitivi di chiusura del rally del Brunello. And left tight as far, 3 long in 80. 5 right short and left max long to early, 5 right short to crest, late 3 left minus to right, 40 down, late 3 left minus long, stay in for 1 right over bridge, opens 40, flat left over crest, 160 down, 1 right minus, stay in, long, 60, left max 100, left tightens 4, late fast 60, flat crest and flat 5 right in 80. Completa il podio Enrico Falleri, in gara con Subaru Legacy ed affiancato dall'esperto Sauro Farnocchia. Il pilota lucchese corona così il suo ritorno sulle strade bianche dopo 16 anni con un terzo posto che lascia tantissima soddisfazione. Sì, la gara è andata bene, mi sono divertito, sai, io corro molto poco. Questa è una gara che ti guarda in faccia, devi essere allenato, una cosa che mi manca a me, perciò sono contento di più. Mi sono divertito tantissimo, ho ritrovato il gusto di guidare. E l'ultima gara avevo fatto il Concadoro in Sicilia, ecco, per dire, avevo fatto 3 gare in quei 2 anni lì,
correvo molto più spesso, adesso mi sono praticamente fermato, ho rifatto una gara di casa che è il Ciocchetto, la gara di fine anno, e adesso mi è preso la voglia, siccome tra un mese c'è il Ciocchetto, ho detto vado a fare una gara in preparazione, anche se non c'entra niente perché questa è sulla terra, ma a me questa macchina qui mi piace troppo. 20, sinistra 4, tieni, vai, tutto giù, bravo, piena, 150, piena, la cambia prima, sinistra 3 meno, tieni, in destra 3, 3 meno meno lunga, che apre, 30, ai cartelli, così, destra, sinistra 3 meno meno, e subito 2 più lunga, e chiude su bivio. Gara complicata invece per Andrea Tonelli, finito quarto assoluto, e che nelle due giornate di venerdì e sabato è stato rallentato da noie meccaniche della sua Ford Escort RS, condivisa con Roberto Debbi. Ma nonostante tutto, il risultato gli è valso il titolo tricolore del due ruote motrici, che conferma dopo il medesimo successo ottenuto nel 2022. Sì, abbiamo gestito un paio di giornate abbastanza complicate, e non ci ha mai tradito durante l'anno, invece questi due giorni ci ha fatto patire abbastanza, radiatore, cambio, e però abbiamo gestito perché eravamo troppo distanti da Edwards che ha volato, e quindi per le due ruote motrici non potevamo fare diversamente, quindi abbiamo gestito un po' il vantaggio che avevamo sul terzo e siamo arrivati qua, siamo contenti insomma. Europeo direi di no, perché col lavoro e le famiglie non ce la faremo. Io devo ancora chiedere se quest'altro anno torniamo a fare il campionato terra, non so, lo rifacciamo nel 2024? Visto i risultati direi che ci dobbiamo provare. Sì, almeno ci proviamo. Termina al quinto posto Zelindo Melegari, affiancato da Maurizio Barone su altra Lancia Delta Integrale, mentre è sesto Damiano Zandonà. Il pilota su Renault 5 GT Turbo, navigato da Simone Stoppa, grazie al risultato registrato al Rally del Brunello, chiude la stagione 2023 al secondo posto della classifica riservata al due ruote motrici. La stagione è stata grandissima perché siamo sempre arrivati ed è già importante arrivare. I risultati sono venuti sicuramente con l'impegno e siamo arrivati in fondo, diciamo, soddisfatti, perché questo qua non ci aspettavamo, sesti assoluti, secondi due ruote motrici, cioè per la nostra piccola macchinina abbiamo già fatto anche troppo. E beh, la gara è bellissima questa, mi piace. Veniamo dal Sardegna dove c'erano sassi e buche, dove abbiamo fatto un'esperienza un po' negativa, ma però diciamo così giustamente ci rafforza, e qua invece ci siamo trovati bene. Il campionato sono stato soddisfatto, veramente soddisfatto, perché è la prima volta che corro sulla terra. Abbiamo fatto il 2018 in Finlandia e basta, e poi abbiamo fatto queste sulla terra, mi piace, è soddisfacente. Poi con le storiche mi trovo bene, Team Bassano, Mauro Valerio e Craco Stefano che mi aiutano dietro sono al top, quindi continuiamo così, vediamo adesso il prossimo anno, non so cosa faccio, però soddisfatto, quest'anno soddisfattissimo. Un buon settimo posto invece è quello del duo sammarinese composto da Nemo Mazza e Marco Cavalli. A concludere la classifica dei primi 10 le tre Opel Corsa GSI di Fantei Calandroni, Bottazzi Magnani e Costa Muleroni. Calato il sipario sul terzo rally del Brunello, volge al termine anche la stagione su terra, riservata alle vetture storiche, che danno appuntamento alla prima sfida del 2024.